Allora, perché io dico che tutto questo è molto collegato agli discorsi che facciamo da anni sul nostro paese, sull'arretratezza, sulle difficoltà a modernizzarsi per quello che già abbiamo detto, ma è collegato anche al reddito di cittadinanza. Perché, torno un attimo da Celotto, sempre il sottosegretario Castelli, Laura Castelli, dice, a proposito del reddito di cittadinanza, di controlli, dice la digitalizzazione serve a mappare e controllare. Inoltre, chi truffa avrà 6 anni di carcere. I controlli verranno fatti a monte per vedere se quel nucleo familiare ha diritto al reddito di cittadinanza. E aggiunge, lo si farà incrociando le banche dati. A questo si associerà la tracciabilità per smascherare eventuali abusi. Stando a come funziona la digitalizzazione in Italia, fa benissimo Laura Castella dire quello che ha detto, ma non sarà possibile, ma vogliamo essere un po' pragmatici? Fra 6 anni, una volta che l'Agid ha dato il parere, sentita la Corte dei Conti, perché così noi abbiamo fatto questa macchina L'Agid è l'Agenzia complicata, per la sì, per la digitalizzazione, digitalizzazione no? che divide le competenze col Ministero dello Sviluppo Economico, con Di cui sentivamo il l'IPZS. bisogno, l'ennesima agenzia o no? Non lo so, non lo Certo, dico no, sì, ma polemicamente, dovresti lo un voglio po'. Il capire. problema è che quando crei un'agenzia dovresti dargli tutti i poteri, invece spesso poi lasci dei Vengono poteri, sì, frammentati, no? frammentati e quindi nessuno decide. Questo è uno dei problemi, però alla fine è questo. Tu vedi lo Stato come un inferno. E quindi questo ti fa perdere la legalità e il credere nello Stato, che è la base di tutti Sì. noi, la cultura della legalità. Comunque, il reddito di cittadinanza ha un aspetto interessante, no? Che Sì. leggendo anche in controluce queste parole del Sì. sottosegretario, al di là dei controlli su come funzioneranno e quando, che quello è un altro problema, noi avremo un problema molto grave nei prossimi anni. Io mi Quale? interesso anche di diritti dei robot, di futuro. Sì. Il mercato del lavoro cambierà completamente. E Già sta quindi, cambiando. sì, perderemo veramente milioni di posti di lavoro, no? I negozi, il commercio cambierà completamente, anche tutti i lavori di servizio e quindi questo sarà un problema gravissimo su cosa faranno i cittadini, no? Quindi in questo senso tu anticiperai un po' l'esigenza che lo Stato trovi il modo di dare un sussidio, Un un'attività aiuto, un in paracadute, questo, certo, sì, a chi in non ce la questo fa ben senso, proprio. è un problema molto importante perché non riuscirai più a trovare i lavori Cioè, posso tradizionali. tradurre, lei qui in carne ed ossa, posso tradurre, come dire, è giusto che qualcuno si stia interessando di tutto questo, indipendentemente dalle Sì, modalità del reddito di cittadinanza, questo ci sta dicendo? forse ti interessi il reddito di cittadinanza non a questa finalità qui, ma per fare un assistenzialismo di base che può essere uno dei fini dello Stato anche ai sensi della Costituzione. Ma tuttavia, guardando un po' più lontano, no? Una vista presbite di tutto Sì. questo ti fa pensare che sarà uno dei problemi più gravi del prossimo decennio. E che riguarda tutto il mondo, non soltanto ovviamente l'Italia. Anche questo è il problema vero, perché nella globalizzazione ormai l'Italia conta meno di Apple o Google, che sono i grandi Sì, lo giganti, no? sappiamo. Torno da Ziello,